Siamo arrivati alla vigilia di Natale. Con questo breve video vorrei farti i miei migliori auguri per un felice Natale. E spero che, nonostante la situazione là fuori, tu possa passare un Natale sereno e felice con la tua famiglia e con i tuoi cari. Ci sono persone che mi seguono che non festeggiano il Natale nel loro paese e a loro io auguro che i giorni, le settimane e i mesi a venire siano pieni di gioia e di felicità. E ne approfitto anche per augurarti un 2021 pieno di salute, di serenità, di successi e di tante belle sorprese. Perché ne abbiamo bisogno tutti, no? È stato bello condividere tanti bei momenti insieme quest'anno attraverso i miei video e attraverso anche i commenti sotto i miei video. E vorrei anche condividere con te due cose. Anzi, vorrei farti due domande. La prima domanda è: che regalo puoi farti per Natale quest'anno? Che regalo puoi fare a te stesso o a te stessa quest'anno? Per qualcuno la domanda potrebbe sembrare un po' strana perché passiamo sempre molto tempo e spendiamo molte energie per cercare i regali perfetti per gli altri, che è perfetto, va bene, ma quante volte ci preoccupiamo di fare un regalo a noi stessi? E quindi la mia prima domanda è: che regalo puoi farti quest'anno per Natale, anche piccolo, un piccolo momento. Io oggi mi sono già fatto un regalo. Questa mattina mi sono svegliato, ho messo sul fuoco la moka con il caffè, ho acceso l'albero di Natale, ho messo le musiche di Natale e mi sono preparato i pancake. Pancake fatti in casa con la marmellata e la cioccolata. Un regalo solo per me. Un momento solo per me. In questi giorni sono da solo a casa perché Giulia è a casa della sua famiglia, che abita in un'altra regione e al momento non è possibile muoversi da una regione all'altra. Quindi sono da solo e ho deciso di farmi questo regalo. Quindi se vuoi, condividi con me anche nei commenti un piccolo regalo che vuoi farti quest'anno per Natale. Questa era la prima domanda. La seconda domanda è: prova a pensare a tre piccoli successi, o anche grandi successi, che hai ottenuto nel tuo italiano quest'anno, nel 2020. Tre cose che hai ottenuto, anche piccole, può essere: ho cominciato a studiare italiano, ho cominciato a fare lezioni di italiano con un insegnante quest'anno, ho cominciato un libro in italiano, ho imparato a usare il passato prossimo o il congiuntivo. Ho cominciato a parlare con una persona italiana in chat. Qualsiasi piccola cosa che hai iniziato o piccolo successo che hai ottenuto. E puoi, se vuoi, condividere nei commenti tre piccoli successi che hai avuto. Perché molte volte, alla fine dell'anno, noi pensiamo ai nostri buoni propositi per il 2021, ai nuovi progetti per il futuro, che va bene, è molto utile, però è importante anche fermarsi e celebrare quello che abbiamo già ottenuto, celebrare i successi che abbiamo avuto e anche i progressi che abbiamo fatto. Quindi va benissimo pensare al futuro, ai nostri progetti, ai nostri piani, avere una visione, ma è anche importante fermarsi e osservare quello che abbiamo già e celebrare quello che abbiamo ottenuto. Perché sicuramente quest'anno, per quanto difficile, hai fatto tante cose e hai ottenuto tante cose. Hai cominciato qualcosa, hai finito tante cose e forse hai lasciato in sospeso altre. Però sono sforzi che tu hai fatto quest'anno. Sono obiettivi che hai raggiunto o che hai cominciato a raggiungere. Hai affrontato sfide. Hai passato dei bei momenti. E quindi è giusto fermarsi e celebrare anche quello che c'è e quello che abbiamo ottenuto. E dopo possiamo pensare a programmare l'anno prossimo. Quindi, se vuoi, condividi con me nei commenti tre piccoli o grandi successi che hai ottenuto con il tuo italiano quest'anno. Io li leggo e rinnovo i miei migliori auguri per un felice Natale e un sereno 2021. Ci vediamo l'anno prossimo.